Dalla pesca nei quadri a quella a strascico, dal quartiere dei pescatori fino alla lavorazione delle vongole e all'assa del prodotto ittico locale, Fano, città marinara da generazioni, ha arricchito l'offerta turistica con un nuovo percorso alla scoperta delle meraviglie del mare e del mondo della pesca. Grazie all'installazione di 8 totem informativi fissati in altrettanti punti di interesse, fanesi e turisti potranno fare un viaggio virtuale alla scoperta dell'attività dei pescatori, ancora oggi rappresentativa di una tradizione millenaria e di un insieme di valori economici e culturali che si sono mantenuti nel tempo. Il nuovo progetto, che racconta in modo approfondito attraverso video, immagini, interviste esclusive tutto ciò che riguarda ogni tappa, è promosso dal Comune di Fano su impulso del Piano Strategico per il Turismo. Questo totem Fano Marinara, che racconta della pesca tradizionale, quindi è il punto d'inizio, ci dà un'idea di quello che è stata la pesca per la città di Fano, del suo forte legame con le persone, con i lavoratori che ancora si possono trovare in questi angoli di città. Ecco. Quindi arrivando qui semplicemente ad oggi si può scansionare questo QR code presente e prossimamente si potrà anche dal nostro ufficio IAT, che è qui vicino, noleggiare un'audioguida per essere accompagnati con questa guida e quindi girare nei luoghi della nostra marineria, oppure si potrà anche richiedere una guida che magari potrà realizzare un tour che gli porterà appunto in questi luoghi fatto in gruppi, e quindi ecco la possibilità comunque di vivere appieno nelle complete suggestioni, magari in un orario come questo, ecco l'essenza della nostra città. L'installazione di questi totem è un primo passo della valorizzazione culturale. Perché? Perché qua abbiamo proprio un progetto vero che abbiamo intenzione di portare avanti, ne stiamo ragionando in questi giorni con il sindaco Seri e con la giunta, perché proprio vorremmo realizzare una riqualificazione, vorremmo che questo diventasse una sorta di museo a cielo aperto, con una serie di installazioni, quindi a breve, adesso non svelo di più perché a breve presenteremo un progetto, ma con una serie di installazioni che proprio dovranno raccontare la nostra marineria. Lo abbiamo detto più volte, tra l'altro anche con un museo del mare, che dovrà essere l'ex asilo Manfrini, che abbiamo già progettato la sua riqualificazione e quindi quello diventerà un punto strategico, quindi immaginiamoci in un futuro questa fantastica passeggiata che parte da Darsena Borghese, arriva in questi luoghi e insomma si racconta. Quindi abbiamo tanti luoghi, tante suggestioni da vivere, quindi consiglio a tutti di provare questo tour, magari in compagnia di altre persone. Lo si può fare oggi semplicemente col cellulare, con degli auricolari per sentire appieno quelle che sono le voci, le musiche e le suggestive immagini che arrivano da questi video realizzati. Vorremmo darci un tempo da qui a 2 anni circa per arrivare a un progetto definitivo, vero, suggestivo di racconto della nostra città.